Ciao raga! Stiamo risalendo il chilometro verticale di Ornavasso, micidiale, ripido, però bello, bello ambiente. Ma qua c'è un rustico, guardalo qua, ma che bello. Ogni tanto ti piomba fuori un piano, un bel rustico, che bello. Sì, guarda, c'è un sentiero che va di là. Sì. Abbiamo fatto 250 metri di dislivello. Ce n'è ancora. Però bello, bello ambiente. Ciao! Dopo un'ora e mezza di salita ripida, ripida, siamo arrivati a questo paradiso. Penso che noi dobbiamo raggiungere quella cimetta là, penso che sia lì, se riusciamo. Questo qui è Jvandije, bella impegnativa la salita, bella dura. Cominciamo a vedere qualcosa. Boom, c'è dei faggi enormi, bello, bel posto, bello. Mai stato, ma vale la pena. Ciao! Bogalti è stupenda, eh. Che è del lago, eccolo là, c'è un vento un po' forte. Siamo arrivati alla cappella del Buon Pastore, siamo a 1550 metri, questa è la cappella, molto bella. Tutta salita, qui finisce il chilometro verticale. Adesso vediamo se riusciamo a raggiungere quella cima là. Questa è una bella cappelletta con i suoi, con la sua campana. Guarda che figata! Là si vede tutti i corni di Nibbio, ti vedeva da lì, Proman, Lesino, tutta la catena, sotto ci vede Ornavasso, il lago di Mergozzo, lago Maggiore. Di là si vede tutta l'Ossola, prendo i bastoncini. Eccola là, là si vede l'Ossola, si vede tutti, si vede la Colmi, si vede l'Alpin La Piana, là dietro c'è Premosello e adesso proseguiamo di qua, boh, non lo so, vediamo. Ciao! Ma che bella vista da qua, va? C'è? Guarda la vista da qua, che bella. Siamo su questo piano dopo la cappella del Buon Pastore. C'è uno spettacolo meraviglioso. Non ero mai stato qui, ma vale la pena, ragazzi. Ah, ma là c'è qualcosa, un rifugio, qualcosa. Eh? A dopo.
Stiamo salendo la cima Tre Croci, panorama, adesso io qua i nomi, raga, proprio è la prima volta che vengo, ma stupendo. A dopo. Di essere al centro del mondo. Ciao raga, stiamo salendo alla cima e più saliamo e più è uno spettacolo. Una gita che consiglio, un po' il dislivello enorme, una cosa allucinante. Se pensi che parti da 400 metri, però vado al lago, che figata, va. Guarda di là. Là, noi là si vede anche il Mottarone, allora. E che bello quell'alpeggio. Sembra che quello è Cortevecchio. Cima Sasso. Allora si vede anche la Cima Sasso. Tutto si vede. A dopo. Sempre più vicini alla cima. Alla cima Tre Croci, ma è una cosa. Ripido. Però lo spettacolo, ragazzi, ma che roba! Io ho pure lasciato i bastoncini al... A dopo! Eccoci! Cima Tre Croci! Spettacolo! Oh, vieni. Ma lì non le. A dopo. Eccoci sulla cima. Peccato che il rosa è coperto. Questa è quella che vediamo di là, che è sempre innevata, che fa quel bacino. Oh yes. Eccoci sulla cima. Per oggi basta, mizga, una mazza. Una mazzolata. Corni di nibbio, addirittura si vede dal pizzo delle pecore che è lì tutta la catena, là in fondo si vede il togano, si vede tutte, mica manca il fiato, si vede tutto, guarda là, si vede tutto il massiccio della Cima Sasso, tutto il massiccio dello Zera, della Marona. Impressionante la bellezza. Ciao!
Stupendo! Guarda, anche solo una volta vale la pena venire su qua. È favoloso! Spettacolare! Paesaggi da vertigine. Premosello con l'oro, là si vede il pizzo delle pecore e tutta la catena, guardala qua. Laghi e montagna go go. Questo qua sotto deve essere Cuzzago, Nibio, guardalo là Nibio. Il Proman, il Lesino, la bocchetta del Sautì si vede, guardala lì. Faie, là in fondo. E il lago. E la cima Tre Croci, guardala là, adesso stiamo scendendo. Sì, ma ti lascio immaginare una patella di salita. Ciao! Siamo su un cucuzzolo. Cucuzzolo della montagna. Il gusto ci guadagna. Siamo arrivati, eravamo là in cima, là, Tre Croci. Adesso siamo su sto cuculazzo qua, cuculao. Resta di fronte alla cappelletta. Rimane di fronte alla cappelletta, ma va che è vuoto. Dominante, là c'è Premosello con l'oro, boh, là in fondo villa. La Nibio, eccolo là Nibio, il paesino di Nibio. Nibio Cuzzago di fronte. Nibio Cuzzago, Premosello. E qui è il vuoto, il vuoto. Gira a capoccia. Manca il respiro. Gira a capoccia. La moglie va. Oh!